Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mina Inside. Oggi ragazzi video diverso dagli altri, video in cui purtroppo non mi troverete, non mi vedrete né contento né entusiasta né felice per una qualche chiusura di trattativa o per un risultato buono di una partita. Ma anzi un video in cui mi vedrete a dir poco perplesso e anche arrabbiato per quanto riguarda la situazione del rinnovo di Frank Yannick, che sì. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina e vi lasciamo nei link in descrizione. Tutti i profili social di Milan Inside, vi ricordo del sito internet www.acmilaninside.com dove trovare foto, video, notizie, tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. Bene ragazzi, la situazione di Kessié mi lascia a dir poco perplesso e mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare perché quando facciamo delle analogie, perlomeno facciamo dei paragoni, quando era in dubbio la questione rinnovo legata all'ex portiere del Milan, lì purtroppo nessuno, o perlomeno il diretto interessato, non si è mai espresso, lasciando trasparire o lasciando capire intenzioni riguardante la propria volontà, o perlomeno nulla del genere, non ci sono mai state parole. Mentre per quanto riguarda che sì, non più tardi di 3 mesi fa, 2 o 3 mesi fa, ad agosto, durante le Olimpiadi, fece quella famosa intervista che tutti abbiamo ascoltato, nella quale lui diceva: assolutamente voglio rimanere a Milan, mi vedo a Milan a vita, mi gaso quando i tifosi mi chiamano il presidente, torno e sistemo tutto. Il rinnovo non è un problema, e bla bla bla. Ora, quando uno si esprime in questa maniera, i tifosi che non possono mettere nulla dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche economico, in un certo senso, non possono investire nulla sulla propria squadra in questi ambiti. L'unico ambito, l'unico campo in cui un tifoso investe è dal punto di vista dei sentimenti, dal punto di vista delle emozioni. E quando i tifosi ascoltano una dichiarazione del genere, è chiaro che credono alle parole del diretto interessato, non della gente, non di qualcuno che parla per lui, ma del diretto interessato. È chiaro che a quelle dichiarazioni il 100% dei tifosi si era tranquillizzato. Nessuno avrebbe pensato che saremmo potuti arrivare ad una situazione al momento paradossale, perché oltre ad esprimersi in questa maniera, il signor che sì è quello che sta assumendo sempre più le sembianze di Raiola e suo agente a Tanganà, sta sempre più prendendo nella nostra ideologia. Magari non l'abbiamo mai visto a Tanganà in persona, l'abbiamo solo sentito nominare, ma nella nostra fantasia noi pensiamo a Tanganà come un Raiola, magari solo di carnagione diversa dal punto di vista cromatico. Noi ce lo stiamo immaginando così, ecco,
Quindi il tifoso ci rimane male, anche perché a tutto ciò c'è da aggiungere una questione molto importante. La cifra offerta per il rinnovo di Kessié non è né la stessa né raddoppiata, bensì nel corso della durata del nuovo contratto Kessié andrebbe a prendere un ingaggio 3 volte triplicato, 3 volte aumentato, dai 2,22 circa che prende attualmente ai 6 che andrebbe a prendere con il nuovo, con la sottoscrizione del nuovo contratto. Ecco che di fronte a queste cifre, un tifoso che magari fatica ad arrivare alla fine del mese, ma per amore segue la propria squadra, ancora di più si riempie di collera, si riempie di rabbia. Io non condanno quei giocatori che, prendendo una barca di soldi, si permettono yacht, Ferrari, ville e tutto il lusso possibile. Li guadagnano, li spendono. Io non condanno quelli. Io condanno atteggiamenti tipo quello assunto dal turco lì, che per 500.000 euro, cioè 500.000 euro nell'ambito calcistico, forse sono, boh, non lo so, 100-200 euro di differenza nel mondo reale, 50-100 euro, e tu per una differenza così banale sei passato, ma non a una squadra, boh, lontana o comunque sia che non ha niente a che fare con il Milan, all'altra sponda, alla seconda squadra di Milano. Cioè tu, boh, non hai pressoché dignità, non hai valore dal punto di vista umano in ambito calcistico. Ecco perché poi quando si parla di Kessié, il tifoso oggi è arrabbiato a morte con Kessié. È per le parole, è perché col nuovo contratto andrebbe a prendere 3 volte tanto. È chiaro che al momento la situazione a dir poco del paradossale. E aggiungiamoci che oggi come oggi il tifoso è arrabbiato anche con Kessié, perché probabilmente ormai i tifosi non sono idioti, non sono scemi, capiscono bene le dinamiche e hanno capito che dietro le prestazioni, a parte l'ultima con l'Atalanta, dietro le prestazioni non eccelse di Kessié c'è uno stato emotivo emozionale non a posto, non è a posto con la testa, non è concentrato, non sta con la testa a posto, e quindi è chiaro che ne risente. Quindi, appello diretto, se in una qualche maniera questo video potrebbe arrivare a qualcuno che conta. Io e noi di Milan Inside pensiamo che se deve essere rottura, che avvenga subito, anche a gennaio, in maniera da non minare la serenità della squadra e in maniera da non complicare o pregiudicare un cammino che ad oggi sembra molto roseo. Il signor Kessié non vuole restare, via, anche per non perderlo a zero, via a gennaio, anche per avendo una pedina di scambio che possa fare comodo, via. Dall'altra parte, in fondo, noi ci auguriamo che alla fine possa trovarsi la quadra, alle condizioni del Milan, che si accetti, rispetti ciò che ha detto, faccia valere la propria parola. E saremo ben contenti di avere con noi ancora in squadra Frank e Yannick Kessié. Altrimenti, come è successo per l'ex-portiere e per il turco, arrivederci e grazie. Il Milan è più grande di tutti i giocatori. Tutti, nessun giocatore è più grande del Milan. C'è questo davanti. Dietro c'è un nome che può cambiare, ma ciò che rimarrà sempre è questo, ragazzi. Ricordatelo.
Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e ci vediamo presto per altri nuovi contenuti, video, live su tutti i canali social. Ci vediamo presto ragazzi, ciao ragazzi e sempre Forza Milano.